Salve ragazzi, bentornati sul canale e bentornati a vostro Lofutopia Siamo tornati finalmente con un nuovo video dedicato a Brawl Stars Ebbene sì, ieri è uscito il nuovo Brawl Talk Lo sto portando oggi perché ieri non ho potuto registrare Ma oggi ho trovato un po' di tempo E quindi andiamo ad analizzare come ogni volta, come ogni Brawl Talk I nuovi aspetti, quindi le nuove skin, il nuovo personaggio E tutte le novità dedicate al nostro gioco preferito Cioè Brawl Stars E come sempre ragazzi, pollicione in su, commentino e fatemi sapere la vostra Iscrizione se ancora non sei iscritto, ok? Perché ovviamente quella è importante Tantissima. Come ogni Brawl Talk che si rispetti, che noi ovviamente analizziamo, andiamo a mettere i sottotitoli in italiano perché ci daranno delle chicchette che magari semplicemente in inglese non andremo a scoprire. Quindi nominante anteprima e tutto il resto. Andiamo subito a vedere. Ok, benvenuti. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Le novità saranno un nuovo brawler, e due nuove skin. Questo, va bene, niente di nuovo, soprattutto se magari avete visto il video già ieri, quindi nulla di nuovo. Ovviamente le cose già si sanno, ma andremo ad analizzare tutto, eh. Ok, perfetto. Ciao Danny e benvenuto. Questo è il nuovo community manager. Quindi Danny, niente di che, quindi, non avremo questa volta Frank, ma bensì avremo Danny. Vabbè, e ce ne faremo una ragione. Qual è il suo brawler preferito? Ok, Piper <ride> Lui non è molto contento di questa cosa Andiamo avanti Ok, ecco qui il nuovo brawler Si chiama Rosa Ah ok, aspetta, fermo un attimo Ed è un'esperta di botanica e cazzotti Guarda, non è fantastico? Come concept art, quindi come stile Veramente è bella Non c'è nulla da dire È fantastico anche proprio il design del brawler stesso Però andiamo un po' nel dettaglio allora Che si è fatta strada tra i pericoli Della giungla a suon di pugni Perfetto Dani qual è il suo attacco principale Ok aspetta 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 Si chiama mani di pietra Ok non so perché mani di pietra Se siamo nell'ambito Della botanica e quindi delle piante Perché mani di pietra ma va bene Se non mani di cactus che ne so eh, Anche perché ha due cactus in mano Ok ed è simile all'attacco di El primo. Quindi praticamente ragazzi sarà una sottospecie di El primo migliorato. Perché vi dico questo? Io Già l'ho visto ieri quindi vi farò un pochino uno spoiler se ancora non l'avete visto ma non credo proprio. Allora praticamente è una fusione tra El primo e Beryl. Quindi quando praticamente diventa immuno comunque riduce i danni. E si forma quella sottospecie di barriera che andiamo subito a vedere. E l'attacco non sarà come quello di El primo. Vediamo se lo dice. Infatti, ma l'area convolta è più estesa e la super è davvero speciale. Quindi praticamente il raggio... Aspettate un attimo, vediamo se riusciamo white. a vedere un attimino il raggio, eh. Really cool. okay. So, okay. ok. Aspetta un attimo. Ok, eccolo qui. Vedete che il raggio ha, qu ha questi tre pugni e quindi ha un'area a cono e non dritta. Questa è un'ottima cosa perché secondo me è molto And meglio di Prima quello che rivediamo, per di per il Primo. What? E quindi ha quasi anche le stesse, la stessa vita di Bull. Ecco, guardate, questo, questo è bellissimo. Indosserà uno scudo fatto interamente di piante. Praticamente si modificherà eh, l'aspetto e diventerà una sottospecie di pianta alla Super Mario. Eh. Secondo me, molto ispirata alle piante di Super Mario o, no, o alle piante di eh, Plant vs. Zombie. Chi somiglia un pochino, ovviamente, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E se anche secondo voi è così. E poi c'è da dire una cosa. Ma non sembra un boscelli. Allora, ora che la sto vedendo così, non ha un po' le somiglianze di Shelly, magari è qualche suo parente Ragazzi, io ogni volta che vedo questi Brawl Talk spero sempre che ci sia una lore dietro e voi non, non credete quanto Spero che sia così Dai, andiamo avanti Quindi vediamo che effettivamente ha questo scudo e resiste tantissimo in confronto a un Beryl Allora Siccome Rosa è un'esperta di piante, l'abilità stellare si chiama Erborista. Quindi, questa sarà la nuova abilità stellare che è Erborista. E cosa consiste? Consiste proprio nel ricaricarsi or, più velocemente or, se si nasconde or, tra or, i cespugli. E questa okay, è una cosa or, ottima, or, soprattutto or, per recuperare vita. Allora, questo, questo è tutto su rosa. Ok, il nuovo Brawl con il pollice verde, vabbè, ok. Coolest. Quindi niente di più. Ok, quindi lasceremo anche due skin nuove. Che sono Penny Pasqualina. Quindi questo, ragazzi, sarà il nome della skin di Penny. Penny Pasqualina. Ragazzi, <ride> per noi che siamo italiani, ovviamente Pasqualina è un nome. Però vabbè, ovviamente ci sta perché è Pasqua. Ricordo un coniglio, ma non mi dire, <ride> è, ovvio, è fatto apposta. <ride> no, allora non mi fa impazzire tanto questa. eh. La seconda skin. Wow, thank you. Nita Shiba ragazzi questa è bella Quindi Nita Shiba la prenderò sicuramente 100% anche perché ragazzi Non so se conoscete il cane che è lo Shiba Inu è Ovviamente tratto da questo cane Che è un cane giapponese è molto simile non so se avete visto al cane eh, Che era raffigurato Comunque il protagonista di Hachiko Ma quello era un Akita Mentre questo è proprio lo Shiba è più piccolo E' molto simile E quindi ragazzi tanta tanta roba Molto bello molto bello Prenderò sicuramente questa skin perché le altre skin di Nita, a parte forse quella di Natale, non mi piacevano affatto, invece questa è veramente bella. Ovviamente ragazzi, lo dico sempre, fatemi sapere cosa ne pensate di queste due skin nei commenti. Andiamo avanti. Ok, parliamo delle alleanze, questa è una cosa molto molto buona. Molte volte succedono queste cose, non so se succede anche a voi, ma soprattutto nelle 1v1, perlomeno quando siamo in singolo, molti giocatori si alleano e quindi vanno contro di noi in due. Questa è una cosa buona perché manderanno i razzi contro i... quelli che si alleano. E i funghi, soprattutto se ci sono i funghi che spawnano per ricaricare la vita, non spawneranno insieme. Dove ci sono quelli che fanno gruppetto. Ok, avremmo fatto il look di boh. E hanno mantenuto la promessa. Finalmente. Non aspetto. Oh, eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui: non aspetto di Mmm voi che ne pensate? Facciamo così, voi che ne pensate? Senza altri fronzoli. Allora, io, onestamente, non mi piace una cosa sola di questo bo, E poi, fatemelo sapere anche voi se è così. Quel cappello con l'aquila è fatto un po' strano. Poi il resto è fantastico. Eh? Guardate l'arco, anche la freccia. E vabbè, la, la faredra ci sta, eh, non è che non ci stia, però. Lo so, sono un po' indeciso, un po' combattuto no, sul cosa pensare di questo boh. Sicuramente meglio di quello di prima. C'è. Vabbè, eh, Corvo sarà aumentato. Penso nel prossimo update. Non ora. Allora, allora, aspetta, aspetta, aspetta. Quindi si possono provare le skin? Altre novità saranno l'aggiunta. Ah, ok, l'aggiunta del campo di prova. Ok, quindi non c'era. Non è che tu puoi provare, sì, effettivamente la skin. Quindi in un campo di prova, quindi vai a vedere effettivamente prima la skin com'è sul gioco e poi la compio. Perché comunque uno guardando questi video la capisce un pochino E poi ci sarà il cambio nome con le gemme: abbiamo visto che dovrebbe essere 50 gemme. E la Brawl TV: ok, quindi, ok, la Brawl TV che sarà un po' come la TV Royale di Clash Royale. Chissà, è tutto per ora. Grazie per la visione. Ok iscrivetevi se volete nuove informazioni sui modifiche, il lanciamento di mio Stars vabbè ragazzi non è che lo sappiamo, ragazzi iscrivetevi al loro canale perché è ovvio che sapete prima ancora dei video che magari uno può passare su YouTube e postare successivamente. È complicato. Nita, Shiva, Shiba nita. Mi veniva difficile. Però vabbè, vedere cosa c'è dietro comunque eh, il lavoro di un Brawl Talk eh. è veramente bello. Ragazzi, io sto vedendo tantissimo supporto per questo gioco che è Brawl Stars e sta piacendo tantissimo anche a me perché avere nuovi stimoli è fantastico. Ovviamente ragazzi, come sempre, io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video o una prossima live, love. Vi saluto, ciao!